Siamo tutti editori di noi stessi. Questa è una delle grandi opportunità, figlie della rivoluzione digitale. Bastano davvero pochi clic per informare e informarci. Prima all'inizio con le reti e i blog e poi con i social network. È davvero cambiato molto il nostro approccio all'informazione. Ma questa grandissima opportunità ha bisogno di essere regolamentata. Esistono dei limiti. Quali sono? Oggi ne parliamo a Digitale Italia insieme ai nostri ospiti che vi presento subito. Sono il dottor Andrea De Logu, vice direttore generale informazione gruppo Mediaset. Benvenuto a Digitale Italia. Grazie, dottoressa. Grazie. E il professore Oreste Policino, docente di diritto dei media Università Bocconi di Milano. Benvenuto, professore Policino. Grazie a voi per l'invito e buongiorno a tutti. Allora, Andrea De Logu, facevamo prima riferimento alla grande opportunità, questa grandissima rivoluzione, come spesso in IDR abbiamo sottolineato. È cambiato il mondo dell'informazione ed è sempre più slegato dai media classici. In pochissimi clic immettiamo una quantità infinita di informazioni. Non a caso parliamo di informazione circolare ed è venuto meno anche il ruolo di intermediazione da parte della stampa, così come la concepivamo fino a qualche anno fa, adesso possiamo dire fino a qualche anno fa. Ma questa è la domanda che è necessario porci oggi alla luce soprattutto dei fatti recenti che hanno interessato lo scenario mondiale. Il ruolo di intermediazione che è andato via e questa estrema libertà, figlia anche di una facilità d'uso dei mezzi che abbiamo a disposizione, non rischia di essere altrettanto pericolosa, paradossalmente, no, della censura. No, no, perché la libertà non è mai pericolosa, anche l'eccesso di libertà è un ossimoro imprevisto, non concepibile, perché la libertà non è mai troppa, perché finché si può chiamare libertà non è mai eccessiva. L'eccesso di libertà in realtà comprende già il suo limite. Non voglio esprimere un concetto filosofico, ma la verità è che Internet, per come noi l'abbiamo conosciuto, non ha creato dei limiti, ha creato nuove libertà che ogni volta si adeguano ai tempi. Se oggi noi andiamo a leggere i giornali, se andiamo sui siti, se guardiamo i telegiornali, nel mondo, qual è l'informazione oggi più rilevante? È il processo che viene fatto, l'impeachment che viene richiesto nelle camere, nella Camera americana. La domanda è: qual è il principale elemento di prova contro Trump? È lui stesso. È lui stesso attraverso i social. Quindi, lo dico per paradosso, la censura di Twitter io la reputo sbagliata. Perché? Perché se non ci fosse solo Twitter, oggi non avrebbero gli elementi di prova contro Trump, generati da medesimo Trump. Quindi, lo dico per paradosso, è come se le Brigate Rosse a suo tempo avessero lasciato tracce del rapimento Moro grazie ai social, e le avrebbero lasciate. Perché in realtà cosa succede? Che i social, siccome generano un istinto vanesio, grazie alla libertà concessa, grazie a questo istinto vanesio, creano delle condizioni per far trovare poi non solo a chi compie indagini di polizia, ma anche al lettore vero la vera autorevolezza. E qua
cerco di tornare all'inizio della sua domanda, ma siamo sicuri che la stampa abbia smesso di svolgere il ruolo di intermediario? Io non ci credo proprio. Tant'è vero che durante la pandemia, in particolare durante il primo lockdown, i media più rilevanti, non parlo della televisione adesso perché sennò ci sarebbe conflitto di interessi, ma il Corriere della Sera, Repubblica, Il Fatto Quotidiano, la RAI, Sky, tutti i media fortificati da un brand già riconosciuto e riconoscibile, si sono ulteriormente rafforzati. Perché? Perché proprio grazie all'occasione generata dalla pandemia, tutti noi siamo stati costretti a ricercare le informazioni autorevoli, certificate, validate, cioè dove potevi tracciare la fonte dell'informazione, l'origine dell'informazione. E la differenza tra il giornalismo vero e il giornalismo fake, qual è? Che il giornalismo vero è costretto a validare le fonti. Eh sì, quasi in maniera popperiana per intenderci. Mentre invece le fonti fake le sgami subito, perché diciamo la verità, oggi il lettore, l'ascoltatore, il videoascoltatore, l'internauta è molto sgamato. Non esiste più il pubblico che trovi in rete incapace di capire dove cavolo è. Quindi io sostengo che la libertà non è mai eccessiva, perché il giorno in cui diventa eccessiva smette di essere libertà, e la censura dove è? Nel mondo occidentale è impossibile. È impossibile. Ma sta diventando impossibile anche in Cina. Sta diventando impossibile anche nei paesi evidentemente a regime tirannico, perché comunque la dispersione generata dall'internet, dal digitale che voi ben rappresentate, di fatto crea delle condizioni quasi di impossibilità alla creazione di barriere all'ingresso. Professore Pollicino, prima il dottor De Logu sottolineava uno degli aspetti di grandissima attualità, no? Facciamo riferimento al caso Trump e alla cosiddetta autoregolamentazione da parte delle piattaforme. Non è stato il primo caso, ma forse è quello più eclatante. Che cosa è successo in soldoni? Che Twitter a un certo punto ha detto forse è il caso di bloccare tutto, e proprio in queste ore Twitter fa sapere sarà così anche in futuro. Qual è il rischio dell'autoregolamentazione da parte di chi produce le piattaforme? Ecco. Grazie per la domanda, che si collega secondo me molto bene alle suggestioni e agli spunti del vice direttore, perché in realtà lo scenario è molto complesso, nel senso che noi dobbiamo sempre distinguere due dimensioni costituzionali a confronto. Mi rendo conto che la differenziazione per un network, per un media transnazionale globale come internet può creare complessità, ma forse può creare anche una maggiore chiarezza, perché quello che diceva il vice direttore è verissimo dal punto di vista degli Stati Uniti. Non esiste l'abuso del diritto, ma invece in Europa noi abbiamo delle carte costituzionali che ci parlano di abuso della libertà, abuso del diritto. Perché mi interessa questo punto? Perché si riconnette a quanto mi ha chiesto lei, cioè la libertà è sicuramente sacra e quindi va esercitata all'interno di tutto il raggio consentito, ma c'è un problema. Quando la libertà non è più economica, soltanto di iniziativa economica, ma diventa di fatto l'effettivo esercizio di un potere privato, che può essere chiaramente costituito col merito, però c'è un passaggio dall'attore economico al potere privato. Queste grandi piattaforme sono tutti gli effetti dei poteri privati che competono con i poteri pubblici. Ebbene, in questo caso, in questo specifico caso, è evidente che c'è un limite all'esercizio della propria attività. Perché? Perché chiaramente il possibile impatto sull'opinione pubblica, sul mercato delle idee, non è più soltanto di carattere proprietario, non è più soltanto di carattere privatistico, per il motivo molto semplice che le funzioni esercitate non saranno paracostituzionali, ma sono legate a servizi
essenziali. Quindi abbiamo una schizofrenia tra il soggetto, che è chiaramente privato, e l'esercizio e la funzione che intende invece al pubblico. Quindi, da questo punto di vista, l'autoregolamentazione, che funzionava quando c'era invece un parallelismo tra soggetto privato e funzioni privatistiche, oggi rischia invece di creare un cortocircuito. Perché? Perché evidentemente l'autoregolamentazione consiste nel diritto, attenzione, delegato dai poteri pubblici alle piattaforme, quindi no, è una scelta che proviene dalla inerzia del potere pubblico, delegato di poter fissare, secondo gli standard contrattuali, quelli che sono i termini legati all'off, al switch off e al switch on della propria ospitalità. Ora, questo però è una dimensione molto privatistica, proprietaria, che funzionava in quella stagione precedente. Oggi, evidentemente, questo liberismo tecnologico ha un po' fallito. Ha un po' fallito perché le stesse piattaforme non vogliono questa eccessiva responsabilità di essere arbitri tra diritti fondamentali. Le faccio solo un esempio per chiudere, perché non voglio tediarvi. Quando, insieme ad altri colleghi a Bruxelles, si trattava di discutere della strategia contro la disinformazione, no? Le fake news di cui parlavo, e poi le affronteremo. Ebbene, questo punto è stato fondamentale perché? Perché si è capito, e oggi più che mai nella dimensione pandemica della disinformazione, che affidare alle piattaforme il diritto e la possibilità di scrivere dei codici di condotta che poi auto-applicano, è evidente che crea un cortocircuito. Perché? Perché le piattaforme non andranno mai oltre quel limite che fa parte del profitto e del business model. Invece, accompagnati dai poteri pubblici, possono in qualche modo esserci dei circuiti di co-regolamentazione che non sono soltanto utili per quei problemi che dicevo di cortocircuiti, ma anche per le stesse piattaforme, che non avrebbero il ruolo strano di giudici che invece dovrebbe appartenere nelle democrazie occidentali ai poteri pubblicistici e non alle piattaforme stesse. Quindi la direzione è questa, secondo me. Lei dice, professore, in realtà sarebbe necessario oggi più che mai che pubblico e reti, quindi privati, bisogna ricordare anche questo aspetto, sedessero insieme per stabilire nuove regole. C'è poi un altro caso che è di grandissima attualità, no? E che ha fatto molto discutere nei mesi scorsi, quello della Turchia, che in nome, no, della battaglia alle fake news legata al momento particolare che stiamo vivendo tutti, ha detto adesso le regole le detto io. Sì, quello è esattamente, diciamo, l'altro spettro dell'arco. Cioè, noi dobbiamo cercare di trovare un compromesso tra quello che è comunque una iper regolamentazione pubblicistica, perché, attenzione, mi rifaccio qui a uno dei primi scritti dei volumi quando Internet è esploso, cioè quando Bill Gates ha deciso di commercializzare Internet Explorer, un bel libro che si chiama, di Tim Wu e Goldsmith, che si chiama Chi controlla Internet, e la tesi degli autori è: attenzione, non crediamo alle favole o alle narrative per cui Internet è allergico alla dimensione statale, non crediamo all'idea per cui sia soltanto la comunità degli utenti a dettare le regole, perché gli stati saranno ancora sempre protagonisti, e se non c'è una garanzia di carattere europeo transnazionale, il rischio è che saranno proprio gli stati a iperregolamentare e quindi di fatto a creare un effetto censorio. Quello che sta succedendo in Turchia è emblematico, ma attenzione, non pensiamo soltanto che questi tipi di abusi possano provenire da democrazie non liberali, perché per esempio in Germania, le culle della rule of law in Europa, c'è stata una legislazione contro la disinformazione che proprio per la carenza a livello europeo di trovare un compromesso tra autoregolamentazione e regolamentazione ha spinto molto verso l'iperregolamentazione, fino a sfiorare degli effetti censori o comunque un impatto non proporzionale nei confronti del business e delle piattaforme. Quindi attenzione a non guardare sempre all'erba del vicino, perché la nostra è anche, come dire, più delicato, perché c'è un problema di essere cattivi maestri, perché l'esempio è chiaramente più importante quando a dettare determinate regole sono chi dovrebbe invece dare il buon esempio.
Dottor De Logu, lei all'inizio del suo intervento sottolineava il ruolo nuovo, ma in realtà non tanto nuovo, perché un buon giornalista sa che il suo dovere, perché di questo si tratta, è quello di controllare le fonti, il famosissimo fact-checking. Ecco, lei diceva, guardate che proprio in questi mesi drammatici abbiamo alzato tutti, gioco forza, l'asticella, abbiamo riscoperto anche il ruolo dell'informazione. Eh sì, è verissimo, non solo si è più che riscoperto, diciamo che c'è stata una nuova centratura che da sempre il giornalismo ha dovuto, diciamo così, confrontarsi con tre dimensioni: la dimensione delle hard news, cioè del fatto e della notizia, che deve essere subito riportata al pubblico, a prescindere dal media di riferimento, e in questo caso c'è una mediazione più che altro sul dato, cioè c'è un fatto, quel fatto va subito riportato al pubblico di riferimento, cercando di estrarre dal fatto i dati più importanti che possono interessare al pubblico. La notizia, per come noi poi la riportiamo nei telegiornali, va anche setacciata, scremata, perché un telegiornale dura 30 minuti, non puoi riportare tutti quanti i fatti della giornata, ma devi fare una sorta di agenda setting, no? Quindi a seconda del media, della piattaforma o del target di riferimento, tu decidi se aprire con la politica, con la cronaca, con lo sport, con il costume. Ma la terza dimensione, quella forse più rilevante anche in termini di business model, è quella delle storie. Cioè, il giornalismo, per essere più connotativo e denotativo, cioè in qualche modo per essere identitario, perché uno va a comprare il Corriere rispetto alla Repubblica, rispetto al giornale, perché evidentemente ricerca una certa modalità di portare l'informazione dentro casa. Uno guarda il TG5 rispetto al TG1 perché vuole un certo ordine del mondo per come uno se l'aspetta. Bene, le storie sono sempre discrezionali, no? Mi racconti una storia, tu puoi raccontare una storia che finisce bene o che finisce male, e quindi puoi cercare un programma crime o un programma di cronaca bianca, rosa. Allora, le storie eravamo abituati per tanto tempo che dovesse svolgere, cioè chi doveva fare le storie? L'intrattenimento classico. No, abbiamo scoperto che i giornalisti bravi si confrontano con le storie meglio degli autori classici che non sono mai confrontati con il giornalismo. Perché? Perché i giornalisti si occupano della vita vera. Se prendete le fiction, quelle meglio riuscite al mondo, gli sceneggiatori migliori sono i giornalisti. Sempre, Iate Gomorra, Saviano è un giornalista. Ragazzi, i giornalisti hanno una marcia in più, perché siccome vivono, combattono, lottano con i fatti e sono obbligati a confrontarsi con le fonti, ma al di là del principio etico, morale, del giuramento, in realtà ogni giornalista sa benissimo che se la fonte è validata, la loro firma vale di più. Vale di più perché ormai succede questo, che anche il giornalista meno tecnologico ha imparato, ha scoperto che le tag, rispetto alle proprie fonti, rispetto alle proprie notizie, valgono che cosa? Valgono la permanenza in rete. La permanenza in rete oggi significa l'immortalità. Cioè non basta che tu ti perda l'articolo sul giornale di ieri. Se non l'hai letto, 30 anni fa, se perdevi un articolo e andavi in edicola, non trovi più il giornale, eri finito. Il giornalista praticamente non aveva più nessun modo di fare sapere al lettore che aveva scritto il pezzo. Oggi invece, se il giornalista tagga il servizio suo, quel servizio è immortale, è per sempre. E badate bene che i giornali, le televisioni, non osteggiano i social. Perché? Perché il social, di fatto, poi grazie al referral, riporta nella piattaforma di riferimento
il tempo, l'attenzione, laddove si genera il ricavo, o attraverso la pubblicità o attraverso l'abbonamento. Grazie mille, grazie al vice direttore informazioni Gruppo Mediaset, Andrea De Logu, grazie professore Oreste Pollicino, grazie a voi soprattutto per averci seguito, arrivederci.